Nell'ultimo capitolo, interessante, che interessa la parte creativa, non voglio ripetere le cose dette, sarebbe solo un banale mignon delle cose svolte. Cosa voglio fare? Voglio questo metodo mettervi a disposizione degli psicologi che hanno lavorato con me, degli psicologi dove io ho attinto, o leggendo, documentandomi sul tema di come possiamo essere più creativi, che è quello che a noi interessa. Che cosa sono gli ostacoli alla creatività in questa tavola e gli stimoli invece per svilupparla. Allora, l'ostacolo è proprio nella cultura un po' gretta, intollerante, rigida. Miope sempre sulle risorse, sull'incapacità di guardare oltre. L'eccessiva adesione alle regole. Allora, se questa è sregolatezza, certo, la sregolatezza aiuterà a essere più creativi. Io sono passato da questa esperienza stupenda, perché è un mio insegnante al liceo. Oh, quando ero ragazzino, in seconda o in terza, seconda, credo, proprio ragazzino di 13 anni, professore di francese, mi disse: Mercurio, tu tanto non hai orecchio musicale, non sei portato per le lingue, non imparerai mai francese, sarai sempre mediocre nell'espressione delle. Tu però scriverai un libro sulla creatività. Ecco che quando io ho scritto veramente un libro sulla creatività, gliel'ho portato, era ancora vivo, è stata un'esperienza stupenda. Evidentemente lui con tanti ragazzini che ha avuto non si ricordava, ma io mi ricordavo questo. Ed è stato un bravo insegnante che ha preso nel senso giusto quelle sregolatezze che si hanno a 12-13 anni e non le ha catalogate espellendomi dalle scuole, facendomi cose terribili. Ma è stato tollerante in questo. Quindi non è una dote per chi vuole essere creativo poi nelle scelte, nella vita, un eccessivo adattamento alle regole preimposte. E possiamo anche ragionare su più risposte, su non essere coerenti, focalizzarsi su un'unica risposta, che in altre parole essere coerente è una bellissima dote in tutto. Oh, non lo è per noi che vogliamo essere creativi. È sempre negativo la chiusura al gioco, il primato della critica analitica, il timore dell'insuccesso, quando vi spaventa troppo il rischio, l'incapacità d'ascolto. Questo è un tema formidabile che dovete imparare. Avere smania di un ritorno immediato del vostro sforzo, del vostro investimento, essere chiusi al nuovo. Una cosa orrenda è ragionare per posizione. Questa è la posizione del mio gruppo, questa è la posizione del mio capo, questa è la mia posizione. No, si ragiona per obiettivi, questo è il mio obiettivo, devo arrivare là, come fare? Atteggiamento rinunciatario alle cose, avere eccessiva preoccupazione per le opinioni degli altri, e queste sono veramente la parte che vi ostacola. Invece, la cosa positiva è la tolleranza, la flessibilità, la ricerca di risorse, perché voi potete essere poveri o ricchi di risorse, ma altre vanno cercate, quindi saperle vedere, saperle scegliere, saperle cercare. Saper pensare fuori dagli schemi, avere un'apertura, a valutare più risposte, un'apertura ai giochi e amare il gioco, il primato dell'accettazione del nuovo, sapere anche imparare dagli insuccessi, dalle piccole cose, l'assunzione prudente dei rischi, il saper ascoltare. Come vi ho detto prima, attrazione da un vantaggio reciproco, perché ci sono tanti giochi nella vita che non sono a somma zero, che quello che guadagno io perdi tu. Guadagniamo tutte e due. Va bene, dovete anche imparare a non sentirvi schiavo dell'opinione altrui, e
e riconoscere che avete del merito in questa vostra creatività. Vi voglio raccontare con l'espressione paradossale, ironica, le ultime parole famose, tutte le grandi invenzioni come sono state accolte. E tutte queste grandi invenzioni che rappresentano il nostro mondo sono state accolte con incredulità e anche con toni poco garbati, con derisione. Perché vi mostro questo? Perché voglio dirvi che, attenzione, all'inizio le idee sono così bizzarre e così diverse dal consueto, quello che lo rende bizzarro, che non riusciamo a cogliere l'utilità. È col tempo che ci vengono le associazioni giuste, quindi state attenti a non buttare nel cestino le cose buone. Allora, comincio questa carrellata, vado veloce, ma il senso è darvi quante cose importanti, o tutte le cose importanti che determinano la nostra tecnologia, sono state derise. La locomotiva, iniziamo dalla fine dell'Ottocento, ecco. Viene derisa e diranno non riuscirà a superare i 20 km all'ora. Ecco, questo signore, perfetto marinaio, dirà a navigare con i piroscafi a motore è più difficile che andare sulla Luna. Quindi assolutamente, vi ho già raccontato in un'altra sede la storia del conflitto più piroscafi a vapore, che solo nella prima parte del Novecento hanno mercato. Eppure il motore è nato prima, si poteva realizzare prima, ma il veliero non solo resiste, ma per essere competitivo prende una strada pericolosissima, questa è quella di aumentare la velatura, quindi aumentare gli alberi, ed è esposto alle tempeste più di qualsiasi altra cosa. Ma questo invece dice il contrario, dice no, guardate, non avete capito niente, non riesco proprio a immaginare come, perché nell'epoca attuale, nel 1906, un piroscafo fatto in ferro e blindato potrebbe mai affondare. E qui non ha tutti i torti, l'unico suo torto è che il comandante è del Titanic e quindi forse poteva evitare, ecco, ma questa è più una battuta. SOS del Titanic. Adesso andiamo ai fratelli Lumière, che ci dicono: guardate, è una bella invenzione, ecco, però non avrà mai futuro. Pensate alla difficoltà della lampadina elettrica, tutti i grandi esperti dicono che l'invenzione di Edison non dura più di 2 o 3 giorni e quindi non servono a niente, sono le solite cose degli americani, per carità. E anche alla fiera che c'è dell'innovazione a Mosca, dove le prime lampadine restano accese, diranno peste e corna. Quando l'esposizione di Parigi, questa è un'altra importante, chiuderà i battenti, tutte quelle luci si spegneranno e della luce elettrica non si sentirà più parlare. Ecco, sentite un rumore di sottofondo, sì, è il ventilatore, vi dà fastidio. Sentite questo sottofondo, togliamo il ventilatore, per carità, tanto caldo più, tanto caldo meno, abbiamo risolto il problema del ventilatore, del rumore di fondo. Quando presentano al congresso americano l'invenzione di Morse, il telegrafo senza fili, questi dicono, i senatori, i deputati americani, questi personaggi importanti, dicono: ho tenuto d'occhio Samuel Morse per accertarmi se fosse sano di mente. E molti senatori, dopo aver lasciato la sala, mi hanno dichiarato di non avere alcuna fiducia in quell'arnese. Ora, attenzione, è interessante questo per gli schemi mentali che ho detto prima. Samuel Morse è pazzo furioso, quindi non è per niente sano di mente. Però loro non dovevano giudicare l'individuo, ma giudicare l'invenzione. E questo che è proprio chiusura mentale, cecità mentale. Ecco, questa espressione noi a Oxford la chiamiamo con un termine preciso, coglioneria.
Bene, e questi maestri coglioni che cosa hanno detto? Non servirà a niente, è tempo perso. Poi lo presentano anche al presidente americano che dice fantastica, invece geniale. Allora dice, è fatta, stanno no, però che cazzo può servire un telegrafo senza fili? Ci sono i fili, perché no? Ecco, questo è un altro ecco, se, questo era il primo che a manovella si sentiva la musica. Non è possibile, c'è un ventriloquo, è un ventriloquo, è la sua pancia che sta suonando. Ecco. Poi questo è Lord Kelvin, insomma è un personaggio importante. La radio non avvenire, il volo per carità, e dice è impossibile che un aereo con un oggetto più pesante dell'aria possa volare. Lo dice 8 anni prima del primo volo umano, lui lo dice nel 90, 1995, nel 3 i fratelli Wright volano. Ecco che Wilfred Wright, che fosse il motore, poi non ha fatto lui il primo volo perché nella prova generale si è rotto la gamba. Ma poi combatte contro Curtis, che ha un brevetto simile. Allora, invece di associarsi, invece di cogliere le sinergie e capire questa cosa avrebbe aperto spazi infiniti di guadagno, invece di migliorare l'aeroplano, praticamente passa il suo tempo con l'avvocato a far causa reciprocamente. E questo è un bel limite. Adesso vi leggo la frase che nel momento in cui presentano all'esercito americano un valido ufficiale americano che si era innamorato, uno geniale, si era innamorato dell'uso militare dell'aeroplano, lo prova e gli dico no, stai attento perché è sempre una cosa pericolosa. E lui dice questa frase terrificante per quello che succederà a breve. Per avere un risultato spettacolare deve essere disposto a un disastro spettacolare. Dice questa frase, prova l'aereo e l'aereo crolla. Quindi c'è stata anche difficoltà per riprendere in mano il discorso. Va bene. Cominciano i militari a occuparsi degli aeroplani per vedere se c'è possibilità di uso. E tutti dicono picche, ci sono nomi diversi, grandissimi personaggi che non pensano mai che l'aereo possa portare passeggeri, possa fare ricognizione in guerra e nemmeno possa bombardare, perché, e tutti saranno poi bombardati in aerei, come giusto. La stessa cosa vale per la mitragliatrice che avete appena sentito sparare. A questo punto, in tutti i fronti, Francia, e Inghilterra, dicono sono un giocato, non serve niente. Perché dicono questo? Ma perché se uno è coglione, deve fare per forza il militare? E non è proprio così. Sembra, perché se studiamo la storia, sembra proprio così. E si arriva a questa definizione, a questa evidenza, a dei fatti. Il resoconto finale che dice le guerre si vincono perché anche dall'altra parte ci sono dei generali. Ma dove voglio arrivare? A dire che queste sono persone per bene, bravissime, ma la loro scuola, dove premia l'azione, premia la disciplina, è l'esatto contrario della visione creativa, della visione laterale delle cose, di superare questa difficoltà. Oggi, abbiamo capito, le scuole militari sono un po' diverse da allora. Però allora succedeva esattamente così. Quando presentano i militari, vuoi mettere con la cavalleria? Ma scherziamo. E saranno poi i Petain, dice non serve a niente questo oggetto, cosa perdiamo tempo a fare? E pochi anni dopo la Francia passeranno quei carri armati e la Francia sarà messa in ginocchio. Questa è la banca della Ford, eh? La banca che segue Ford, che si permette di dire non fate investimenti in Ford,
quindi va contro il proprio interesse, il proprio cliente, ma è così convinta che dice: no, fate investimenti in una fabbrica che produce quella cosa stupida che è l'automobile, quando ci sono i cavalli. Il cavallo c'è e ci sarà sempre, l'automobile c'è da parlarne. Ecco. Ma questo inventa addirittura il computer, una vita disgraziata, questo è un genio, dobbiamo metterci sull'attenti quando parliamo di Charles Babbage. È uno dei grandissimi del secolo scorso, forse il più grande, perché se ci dà il computer, ragazzi, tutti sull'attenti. E che cosa viene detto? Uno strumento di nessun conto. Ecco. E questi poi sono dei grandi presidenti delle grandi compagnie. Questo di IBM dice: pur essendo un grande presidente, non credo che in tutto il mondo si riuscirebbero a vendere più di 5 personal computer. Ma perché lui pensa di vendere solo i mainframe, che quindi vanno in dotazione dei grandi stati. Questa è la sua idea. Eppure è stato un grande presidente, Watson, dell'IBM. Così Olson, un grande presidente della Digital, che nel 77, dire la frase storica che poi viene attribuita invece al tipo dell'IBM, non vedo proprio perché mai un personal computer, quindi una persona, dovrebbe tenersi in casa un computer. Okay. L'atomo non è scomponibile, per carità, nello spazio non si potrà andare, con la televisione si stuferanno dopo 6 mesi, di guardare nel piccolo schermo. Ecco, tutte queste cose sono destinate, sono a fallire, e tutti davanti all'innovazione dicono queste cose. Adesso io non voglio lasciarvi un'idea terrificante, anche ve la dico in chiaro. L'idea non è che basta il pensiero laterale, assolutamente no, è una parte il pensiero laterale, non sbagliamo tutto. L'idea non è che basta essere stravaganti, ecco, le idee stravaganti, e quando sono viste dopo il successo, questa idea com'era stravagante prima, ma aveva i germi del successo. Le idee stravaganti restano stravaganti, è quello che a Oxford definiamo, come sapete, per il 99% dei casi, o per il 999% dei casi. L'un per mille ce la fa. Ecco. Quindi state attenti, sono sfide, perché l'un per mille ce la fa è una sfida, però questa sfida, nel senso, è che ci va provata e dovete andare attrezzati. Grazie all'attenzione e chiudiamo. E credo questo è l'ultimo continuo che vi faccio. Considerazioni ancora sulla fabbrica delle idee. Io ho fatto battaglie in questi anni, anche in università, dappertutto, per sostenere che la creatività non è una dote di natura, un fatto specifico come la lunghezza del vostro naso, dove non ci potete fare niente se non operarvi. Ma è qualcosa che si può migliorare, tutto si può migliorare, ci sono delle fantastiche scuole che fanno cantare gli stonati. Io con accanimento sono riuscito a strimpellare qualcosa, pur essendo la persona più stonata del mondo, trovando un sistema, imparando a leggere la musica ed eseguendo esattamente quello che c'era scritto senza mettere niente di mio. Oh, perché qualsiasi cosa avessi messo di mio sarebbe stato stonato e orrendo. Ecco che questa battaglia mi ha insegnato che bisogna continuare a spiegare alla gente che tutto è migliorabile. È migliorabile la creatività, che è così fondamentale nel secolo delle nuove tecnologie, nel secolo in cui in un attimo l'economia cambia i cavalli vincenti, in cui tutto dipende dall'idea che viene, che supera la precedente. In un attimo si è al vertice dei mercati mondiali e in un attimo si perde. Ecco. Detto questo, ragazzi, ricordatevi, lo leggete sull'ultima parte, sull'ultima pagina del mio libro, ecco, ricordatevi che avete da portare, adesso qui vedete al contrario perché la telecamera è settata a specchio,
mi dovete portare a leggere questo librino, io vi ho messo a disposizione nel mio sito, c'è una copia non corretta dall'editore, la copia che io ho dato all'editore, quindi dove non ho nessun debito con l'editore, e dove voi potete scaricarvelo con tutti gli errori di battitura che tanto non cambiano i contenuti. Detto questo, ricordatevi che per essere creativo non è un fatto solo di nascita, certo il vostro DNA è fondamentale, ma è un percorso. Quindi non è solo il destino del DNA che vi è stato assegnato. Dovete fare qualcosa per migliorarlo, come fate con tutto, anche con il vostro fisico andando in palestra. Allora ho cercato di vedere, darvi un learning, che cosa abbiamo imparato, come fare come atteggiamento mentale, cosa difficilissima, perché questo è veramente ereditato dalla famiglia, l'apertura mentale. È una cosa che io non posso insegnare, dico sempre, non posso insegnare coraggio. Oggi c'è lezione di coraggio, oggi c'è lezione di apertura mentale. E questo è quello che voi avete ereditato dalla famiglia e anche dal vostro DNA, quindi è culturale e biologico. Però potete sempre intervenire su queste cose. Perché vi dico questo? Perché come voi andate in palestra per avere muscoli più potenti, per avere una migliore silhouette, potete andare nella palestra del cervello, che è quella che io ho creato con questo libro, La fabbrica delle idee. Ma perché è obbligatorio questo passaggio? Perché mentre voi facendo il contadino robustite le braccia e le gambe, e quindi siete più bravi a fare il contadino, facendo il manager, seduti nella vostra scrivania a fare sempre lo stesso tram tram, non migliorate le capacità creative, quindi dovete fare qualcosa. Allora, la prima cosa, proprio per fare uno sforzo contro l'atteggiamento culturale, è imparare a vedere le cose da un'altra angolazione. E siccome l'ostinazione porta a fare l'esatto contrario, quindi lavorate contro l'ostinazione, così come lavorate contro la pancetta, perché vi è data la pancetta per la cultura di mangiare male, per il DNA, la pancetta, a tre generazioni precedenti di nonni e di bisnonni, e avevo anch'io la pancetta. Allora cosa faccio? Mangio meno, mangio meglio, vado in palestra. Ecco, la stessa cosa vi chiedo di fare, imparare a fare questa cosa contro natura, di guardare le cose da un'altra angolazione. Allora io ho fatto sempre fare l'esercizio di dire, ci sono dei personaggi politici che odio, ci sono dei personaggi politici che amo. Bene, adesso cerco di fare una conferenza a favore del politico che odio, di trovare le sue ragioni, e poi faccio viceversa, trovo le cose negative del politico che amo. Ecco, fate questi, provate a fare questi esercizi, vi scioglie un po' i preconcetti che vi fottono. Se c'è una cosa che fotte nella vita, che vi frega, vi taglia i ponti, sono i preconcetti. E se c'è un modo per dire quello è un ottuso, ve lo dico scientificamente, tiro fuori la lista dei preconcetti. Quei preconcetti non si va da nessuna parte, anzi è inutile neanche laurearsi, perché poi avrete degli spazi brevissimi con tanti preconcetti in testa. Se poi voi potete dirmi se ci sono delle cose che sembrano simili, preconcetti e ostinazione, sono due cose diverse. L'ostinato, se glielo spieghi bene, se dai la prova, e una volta che prende una botta in testa, capisce e cambia strada. Preconcetto no, va sempre dritto. Conoscere, studiare, apprezzare il diverso. Quindi tutto quello che è diverso, dalla cultura diverso, cibo diverso, o modo di fare diverso, palestra diverso, moroso diverso, va benissimo, è una strada fondamentale. Poi imparate un po' a darvi un ordine, perché non è che il disordine è creativo, datevi un ordine ai concetti, mettete a fuoco con che criteri analizzate la vicenda, i fatti, il problema che avete in azienda,
proporsi soluzioni anche fuori dalla regola, non soluzioni bizzarre, non siete un artista, ma dopo che avete trovato 4 soluzioni, 5 soluzioni dalla regola, guardare fuori, anche perché c'è quella bellissima frase di Einstein che dice che se il problema è senza soluzione, sembra essere senza soluzione, la soluzione è fuori dal problema. Ecco perché ci sono altre finestre, cazzo, da aprire, non c'è solo quel carrugio dove voi siete inchiodati e dove la cultura del tran tran vi porta. Guardate da lontano, guardate dall'alto. Le ali servono per andare su e vedere dall'alto quello che succede. E lì si trovano nuove prospettive. Imparate a non mettere etichette, lasciate le cose un po' aperte. Il vago a volte aiuta a non chiudere delle porte dove magari ci sono degli spiragli interessanti. Evitate di parlare per ascoltarvi, che quello è tempo perso, e non fermatevi mai alla prima idea. Ci sono tutte le statistiche di come vengono le idee nei brainstorming fatti. Ecco, raramente nei primi 10 minuti c'è l'idea vincente, l'85 dei casi. È nei secondi 20 minuti, in una fabbrica di idee come il brainstorming. Mettete sistematicamente in discussione le convenzioni. Ecco, questo è nella parte azzurrina, vediamo invece un training facile da fare. Perché se io vi dico mettete sistematicamente in discussione le convenzioni, fate la lista delle convenzioni che avete, oggi l'acqua non bolle più a 100 gradi, bolle a 90 gradi come l'angolo retto. Provate va bene, e allora dove siamo per far nascere una cosa del genere? E com'è possibile? E se fossimo sotto il vuoto? E se fossimo in un cratere sotterraneo della Terra dove la pressione è diversa? E così cominciate a fare stretching del cervello. Cosa succederebbe se? E come facciamo? Allora, cosa succederebbe se, ecco, questo che sto dicendo è una proposta di legge olandese, quindi non sto dicendo una cosa strampalatissima, anzi che secondo me è una cosa ottima. Cosa succederebbe se il matrimonio fosse un contratto quinquennale che va rinnovato ogni 5 anni, i contratti d'affitto? Altra cosa importante è cercare di stupire. È una cosa parallela, visto che siete passati dalla lezione sulle figure retoriche, sulla comicità, dove alla base del sorriso c'è un evento inatteso. Ecco che questo evento, per renderlo così tanto inatteso, deve essere un'idea creativa, deve succedere qualcosa di imprevedibile, quindi se voi lo scrivete e siete l'autore di questo inatteso, avete mostrato creatività. Ecco che saper divertire l'umorismo è una formidabile palestra di creatività. Quelle palestre semplici dove basta uno stoino per terra e uno non ha bisogno di un'attrezzistica superiore. Non fate mai la stessa cosa nello stesso modo. Quando potete, fate strade diverse per venire in università, andate in ristoranti diversi. Provate a fare questo esercizio, che non è facilissimo, di dare interpretazioni positive a eventi negativi. E a volte forse ci azzeccate anche, perché io mi sono trovato a dire che quando a 18 anni ho perso mio padre, forse è stata la fortuna della mia vita, perché altrimenti avrei fatto il fiscalista, cosa che biologicamente è proprio negata al mio sistema mentale. Ecco, e quindi pensate che ogni cosa può avere un rovescio differente, un'altra fascia della moneta, un altro lato della moneta particolarmente interessante. Ecco, apritevi a questi esercizi. Va bene, sto quasi finendo. Sono i passaggi un po' dal moderno al postmoderno, poi forse c'è una terza generazione di modernità.
Ma se definiamo il moderno quello che arriva fino agli anni, a metà del secolo precedente, postmoderno, questi ultimi 50 anni, ecco, diciamo che ci sono alla base della conoscenza immutabili regole, come le misurazioni numeriche e via tanto. Mentre nella postmodernità non esiste il numero preciso della cosa. Esistono culture differenti che spiegano la cosa. Allora, mentre prima noi eravamo un po' immersi nella nostra cultura europea, adesso siamo aperti, leggiamo libri di storia, libri di sociologia, di antropologia scritti da indiani, per esempio, dove non c'è l'egocentrismo dell'Europa in questa vicenda. Quindi non esiste una realtà unica della conoscenza. E poi non è più quel numero preciso, ma ci sono altre vicende collegabili al caso. Sono interessanti a questo punto le trame. E le trame, le vicende, il racconto, è un fatto che determinano poi le soluzioni, storytelling. Imparate, se andate nel mio sito trovate corsi di scrittura, perché nel fare mestiere oggi, specialmente all'inizio, lo storytelling, saper raccontare storie attinenti a qualsiasi cosa, è fondamentale. Modernità. La vecchia modernità spiegava, diceva che la fisica esplora il significato delle cose. Oggi sono un po' le parole, questo storytelling che cerca e dà, distribuisce i significati, attraverso l'ironia, il paradosso, che sono strumenti importantissimi che vi esorto a vedere e studiare nella lezione sulle figure retoriche. Paradosso è un modo fondamentale per dare stimoli, per dire cosa sta dicendo. Ah, sì, certo, ha ragione. E anche un certo scetticismo nella logica di dire mettiamo tutto in discussione. Altro punto è che alla base della relazione sociale c'è la proprietà privata. Qui alla base della relazione sociale c'è l'uso. Già i miei figli non interessava nulla avere un'automobile loro. Interessava poter usare la nostra. La gente cerca, lo dico perché io da ragazzo non volevo la mia automobile, non prendere quella di mia madre. La gente cerca uno scopo di vita misurandosi nel principio della realtà, che mi sembra la cosa più ovvia, con molta attenzione al futuro, all'ordine, alla sicurezza, cose giuste, per carità. Ma la gente di questa postmodernità cerca gioiosità seguendo il principio fondamentale del piacere, perché così noi abbiamo educato i nostri figli. Ho già detto una cosa importante: i nostri nonni educavano, io ho 70 e passa anni, i nostri nonni educavano e cercavano di dare ai figli cibo, perché era la sfida della loro esistenza in un'economia ancora agricola. Poi i vostri padri hanno, i padri dei padri, siamo ancora a un livello, no, di nonno, hanno cercato di dare ai figli la cultura, perché c'erano gli ascensori sociali, che bastava una laurea per avere un destino assegnato di qualità e di benessere. La generazione invece dei vostri genitori e anche la mia con i miei figli ha cercato di dare felicità. E questo ha creato dei problemi, ha creato delle debolezze, perché non avete fatto delle battaglie stupide, inutili, che la mia generazione ha fatto, facendo il militare, per esempio, con una scuola stupidamente, biecamente selettiva, che però se erano assolutamente inutili fino a se stesse, poi erano formativi per altri motivi. Così come il latino è inutile a se stesso, perché non trovate un turista latino con cui scambiarvi informazioni, però apre il cervello, come la matematica, l'algebra e via dicendo.
quindi per generazione attuale contro il presente, e a volte giustamente l'ordine è un limite. Nella modernità l'economia cerca efficienza produttiva dall'economia di scala, e l'economia cerca invece il massimo della dimensione, perché col massimo della dimensione ci sono vantaggi, e con questo massimo della dimensione a volte si perde di vista l'alternativa opposta, che è ugualmente valido, che è la nicchia, il prodotto piccolo, il prodotto nicchia, che però non può andare sotto un certo limite. Va bene, io credo di aver finito questa parte. Dimentico l'ultima riga, dice: l'estetica è funzionalità e regolarità. Nel postmoderno l'estetica è divertente e ama essere irriverente. Ecco, vi lascio con questa immagine di Escher.